Ciao ragazzi e buon martedì. Torno su YouTube solo per dirvi in realtà che adesso per un po' non pubblicherò altri video, e almeno fino a settembre, anche se in realtà ho una mezza idea per un video che potrei fare tra una o due settimane, adesso vediamo come si sviluppa questa cosa, però per dirvelo direttamente, ecco, visto che non mi ricordavo l'ultimo video, quello in cui parlavo un po' della mia esperienza collegiale e universitaria, l'ho pubblicato più di un mese fa. E mi spiace effettivamente che possiate aver pensato che non ne avessi messi altri per disinteresse verso il canale, quando in realtà la sessione d'esame è finita da poco, è stata abbastanza intensa e non ho avuto il tempo per potermi mettere con lo stesso impegno che dedico solitamente a questo progetto, proprio per produrre, per scrivere e produrre altri video. Quindi vi dico direttamente, appunto, nel mese di agosto non sarò sempre a casa e quindi non potrò dedicarmi alla produzione di video, e anche in realtà per le tematiche è difficile trovare qualcosa, a meno che non sia qualcosa di attualità, però anche mi farebbe piacere che nei commenti mi proponeste voi qualcosa, anche magari di dibattito, oppure anche sulla falsariga dell'ultimo video che ho pubblicato, appunto sull'esperienza universitaria romana. Se doveste avere magari qualche dubbio o voleste chiedere qualche informazione su come effettivamente sia la vita dopo le scuole superiori, mi farebbe piacere parlarne con voi. A settembre ho in mente un altro progetto, sempre con la storia dei famosi video di fisica, che alla fine non ho più sviluppato poi più di tanto. Avevo in mente questa cosa di fare qualcosa simile a una parte di video con un esperimento, una parte in cui ci fosse più teoria, poi non ci sono più andato avanti perché non mi soddisfaceva e sono quasi ossessionato dal fare una cosa fatta veramente bene, e adesso proverò a pensare se appunto questa mezza idea che ho si sviluppa in modo decente, e poi magari i primi giorni di settembre preparerò qualcosa, potrebbe essere qualcosa magari che andrò a pubblicare nei mesi successivi, e quindi sì, ho bisogno di tempo per scrivere, per sistemare bene le idee. Faccio questo video anche per ringraziarvi, però ovviamente, perché il risultato che sono riuscito a raggiungere, che siamo riusciti a raggiungere quest'anno, era inimmaginabile per me nel 2016, quando a settembre 2016, quando ho aperto questo canale, cioè superare 10.000 iscritti e arrivare adesso circa 11.700, e spero che continui così il trend. Tra l'altro fa molto piacere poi vedere il grande numero di visualizzazioni, e spero soprattutto che sempre più visitatori dei vari video si interessino anche al resto del progetto e quindi diventino iscritti. Continuerò ovviamente su questa strada, non pensate di esservi liberati di me, appunto questo periodo di mancanza di video era proprio dovuto a circostanze universitarie abbastanza pressanti, e senza dubbio quando avrò un attimo più di tempo, anche con un pochino più di fresco, il tempo permettendo, appunto qui si muore dal caldo, mi rimetterò ovviamente per cercare di portare contenuti sempre più di qualità. Poi avete visto, l'avevo già parlato anche nel video scorso, che ho dovuto ridurre, specialmente questo a partire da gennaio, mettendo solamente un video alla settimana, però mi sembra di averli curati un pochino di più. Poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, credo sia meglio, piuttosto che metterne tre fatti un po' così, curarli di più e metterne magari uno alla settimana. È appunto l'idea che mi sto facendo per il prossimo anno, e soprattutto vorrei cercare anche di spostare l'attenzione del dibattito e dei vari discorsi al di fuori del mero focus scolastico, che appunto sì, raggiunge un certo tipo di pubblico che mi fa piacere raggiungere, ma vorrei anche allargarlo per cercare di stimolare delle discussioni nei commenti. Grazie per tutto il sostegno, grazie per tutti i commenti positivi, grazie anche per i commenti negativi che mi sono arrivati diverse volte. Anche quelli aiutano come critiche, appunto, a migliorare alcuni aspetti. Continuate a scrivermi nei commenti, seguitemi anche sui social, su Twitter, su Instagram, seguitemi anche su Facebook e condividete questo video con i vostri amici. Se doveste avere delle idee anche su tematiche, argomenti di attualità o anche qualcosa inerente più all'aspetto scolastico, anche altre idee, altri spunti di discussione anche di materia scientifica, fatemelo sapere, appunto ne parleremo nei video di settembre. Io vi ringrazio per aver guardato, buone vacanze e ci vediamo al prossimo video.